Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew. Io sono Roy Lovat e oggi vi porto un titolo molto bello che avevamo già provato in Early Access un po' di tempo fa e che oggi finalmente abbandona l'Early Access per la versione 1.0. Sto parlando di Ravenswatch, un bellissimo action roguelike molto particolare perché ci mette nei panni di alcuni personaggi delle fiabe che dovranno combattere contro mostri e demoni vari. Un titolo molto molto vario. Infatti già l'avevamo visto nell'Early Access con, mi pare ci fossero tre personaggi, ognuno differente dall'altro, con un gameplay totalmente differente. Personaggi ben doppiati, ben realizzati, il gioco tra l'altro è anche in italiano, quindi già è un plus. E oggi, guardate qui, si estende con veramente tantissimi personaggi in più. C'è Scarlet, ovvero Cappuccetto Rosso, il Pifferaio Magico, Beowulf, la Regina delle Nevi, quella sarà quella di Frozen, Aladino, Melusina, che è praticamente una medusa, Geppetto, e mancano ancora due che non sono riuscito a sbloccare. Ovviamente, essendo un action roguelike, si muore tantissimo, ma si ottiene esperienza ogni volta che si muore, si sbloccano mille cose differenti per diventare sempre più potenti e per andare avanti con il gioco. Come dicevo, la caratteristica principale del gioco è che veramente c'è una varietà impressionante in termini di abilità e di gameplay che cambia totalmente con ogni personaggio, perché è vero, ok, la base è ammazza tutti quanti e vai avanti nei capitoli, ma come ammazzeremo cambierà drasticamente, perché forse se ricorderete, per esempio, Cappuccetto Rosso cambia di forma a cambiare dal giorno alla notte. Di giorno è Cappuccetto Rosso che combatte con coltelli, di notte si trasforma in un lupo mannaro. Oppure il Pifferaio Magico, che oggi vedremo, ha tutta una banda di rattazzi che combattono per lui. Aladino ha un demone, ovviamente. Geppetto ha gli automi. Veramente cambia tantissimo e questa secondo me è la cosa più importante, perché appunto non ci si stufa di giocare. Oggi faremo su per giù una quarantina di minuti di video, cercherò di fare 20 minuti di un personaggio e 20 minuti di un altro, non riusciremo ovviamente a vederli tutti, ma vi consiglio assolutamente di provare il gioco, link in descrizione qui sotto, perché secondo me è uno degli action roguelike più validi, soprattutto per questa ambientazione fiabesca. Non capita tutti i giorni di poter combattere con i personaggi delle fiabe. E giochiamo con la mia classe preferita, che è il Pifferaio Magico. Tra l'altro fa molto ridere quando parla, perché usa tutti i vocaboli, per esempio, della musica. Ho già sbloccato qualcosa, mi piace tantissimo il fatto che possa usare questi ratti, e quindi oggi appunto vediamo questo insieme. Il gioco è pensato per essere giocato anche in co-op, vedete qui si può aggiungere qualche amico utilizzando il codice. Oggi ovviamente giocheremo in singola. Iniziamo con la difficoltà base, anche perché le altre non le ho sbloccate, e scopriamo insieme Ravenswatch. Anche graficamente devo dire hanno fatto un mega lavorone, e qui iniziamo. Molto molto bello, mi era già piaciuto all'inizio e adesso non ha fatto altro che confermare le mie aspettative. E qui iniziamo scegliendo un talento, a sinistra avremo tutta la lista dei talenti e dei consumabili. Allora, questa è una missione, ottieni un'armatura in più ogni volta che la difesa colpisce almeno due nemici, completata facendolo di nuovo ottieni 18 punti scudo per tutti gli eroi intonati per 6 secondi. Topi esplosivi, i ratti esplodono quando muoiono, infliggono 6 danni tutto intorno. Questo. Dobbiamo potenziare i nostri rattazzi. Questo ci vende le robe. E come vedete nella mappa alcune cose sono segnate, altre invece dovremmo sbloccarle noi. Qui sotto abbiamo tutte le abilità. Lui ha di base questa, che spara con il flauto traverso. Queste so
le nostre monete. Poi spingendo Q mandiamo all'attacco i topi esplosivi. Poi abbiamo questa con il tasto destro che è un po' più potente. Questo è un globo di salute, ovviamente. Abbiamo questa che crea una zona di difesa. Anche se mi sono dimenticato di leggere, perché dovrebbe essere la zona difesa, ma a volte sembra che faccia più danno al nemico. Una cosa che hanno tolto, che c'era nell'early access, è la possibilità di leggere qui cosa facciano le varie. Vedete, non posso. Ah, sì, posso. Vai. Ok, l'hanno messo con pausa, che non ho mai fatto così. Ok, allora no, benissimo, l'hanno mantenuto. Infatti mi domandavo, ma è stranissimo che abbiano tolto la possibilità di leggere in game che diavolo facciano l'abilità. No, l'hanno semplicemente spostato, quindi GG. Allora, questo qua, fortissimo, crea una zona di potere al cui interno tutti i nemici sono vulnerabili. Ok, infatti. Questa invece stordisce e respinge tutti quanti. Ok, come dicevo, sulla mappa qualcosa è già visibile, altre invece sono nascoste. E potremmo scoprirle esplorando o trovando delle strutture particolari che rivelano la mappa. Dobbiamo sbrigarci. In basso a destra vedete il counter. Abbiamo 3 giorni. Dopo 3 giorni sbuca il mostrone finale. E nel caso riuscissimo a sconfiggerlo, potremmo passare al secondo livello. Fate attenzione perché non avete vita infinita. Avete in basso a destra, vicino alla linea del tempo, vedete che ci sono altre icone. Il primo sono ovviamente i cristalli che useremo per comprare le cose. Il secondo sono dei frammenti che ci permettono di fare il reroll delle abilità. E poi ci sono quelle piume che indicano quante vite abbiamo. Praticamente abbiamo 6 vite. E infine c'è quella chiave che abbiamo appena trovato, che dovrebbe aprire un dungeon. Dobbiamo però trovarlo. Ci abbiamo anche questa abilità. Ci abbiamo anche lo scattino. Ci sono ovviamente personaggi che scattano meglio, personaggi che scattano peggio. Guardate, belli topi. C'è la possibilità di aumentare anche il numero di topi. Infatti mi ricordo che quando lo provai nell'early access avevo fatto tipo, mamma mia, che si dice, una mandria di topi. Una roba incredibile. I cattivi in questo gioco sono praticamente, tra le varie creature, anche questi poveri porcellini. Sto cercando di andare lì al forziere. Fate attenzione perché questi o swingano e vi pigliano, vaffan bene, e vi pigliano, oppure esplodono. E vi fanno danno. Una cosa molto interessante del gioco è che ci vuole veramente una buona dose di controllo con determinati personaggi. Perché, per esempio, Beowulf è abbastanza, e Aladino sono abbastanza easy da controllare, facile da controllare, perché normalmente attaccano, no, come in tutti gli action roguelike, corpo a corpo, senza grandi misteri. Questo invece è già un po' più complicato, perché vi dovete ricordare di spingere Q. Geppetto ancora più difficile, perché, cioè, più difficile non è che sia difficile, ci si deve abituare, perché praticamente usa questi automi che vanno controllati in vari modi, per esempio per ripararli o per sfruttarli per proteggerci e cose del genere. Oppure c'è la sirenetta che usa uno spirito, però utilizzando lo spirito dopo lei non si muove, quindi bisogna stare veramente attenti. Quindi oltre a stare attenti al nemico ci vuole una buona dose di controllo delle proprie abilità. Allora, ecco, vedete, qui potremmo utilizzare queste stelline. Cecchino, le note d'attacco e dell'attacco di potere hanno una portata più ampia e infliggono un 20% in più di danno se colpiscono qualcosa a metà del loro percorso. Ah sì, questo. Perché così colpiamo da più lontano. Poi un'altra cosa fighissima, come vi dicevo anche a proposito di Cappuccetto Rosso, è che tutti gli eroi cambiano. Allora, un attimo. Fuori dal combattimento viene rigenerato un 2% della salute massima ogni 2 secondi. Sì. Praticamente cambiano le proprie abilità a seconda che sia notte o giorno. Poi ovviamente ci sono eroi che cambiano drasticamente, come per esempio Cappuccetto Rosso, e altri che cambiano meno. Ma comunque c'è sempre questa differenza, quindi va letta bene la scheda del personaggio per capire quale sia
la differenza. Però è molto interessante anche questa cosa, che rende il gameplay molto differente, molto vario, ma in alcuni casi potrebbe anche peggiorare, perché per esempio se stessimo giocando con cappuccetto rosso magari siamo più abili a usare lei nella forma umana piuttosto che lei nella forma licantropo, e magari ci potrebbe creare qualche problema combattere il boss in forma licantropo. Questi sono teletrasporti, questo è molto importante. Per attivarli, tab e scegliere un altro teletrasporto, perché non me lo ricordavo. E diciamo, questi come cacchio si usano? Poi dopo, provando. Poi non so se già si è sentito, ma lui fa fortissimo dall'inizio. Questi sono cristallini. Adesso voglio fare una bella scorpacciata per andare a comprare le abilità, perché quel signore che abbiamo visto all'inizio, dove ci siamo praticamente generati, ci permette di comprare consumabili ma anche di potenziare la nostra abilità. Invece il pozzo che vedete qui, questo coso verde, ci permette di prendere roba a caso lanciando dentro i soldi. Il problema è che ci vogliono tanti cristalli. Occhio. Ecco, staccato! Trini? Rattini? Se decisamente è il mio personaggio preferito. Beowulf, per esempio. Vedete, l'incubo supremo si risveglierà tra 2 giorni. Beowulf è figo, però è molto lento e perde tantissima vita. Io voglio andare lassù, scusa. Ma non abbiamo aperto, non ci siamo andati? No, perché non vedo il bianco su, quindi. Anche per esempio, fan bene, la sirenetta è potente, però il fatto di dover sempre stare attenti al personaggio e allo spiritello per me è veramente un problema, perché appunto bisogna stare attenti a chi uccide, chi colpisce lo spirito, ma al contempo stare attenti che non ci ammazzino a noi. Cappuccetto rosso pure non è male. Allora, più un danno per ogni punto 10 di, per ogni 10 vitalità in tuo possesso. Questo potrebbe essere buono. 2 armatura per ogni oggetto comune. Le sfere curative conferiscono forza. Però facciamo questo. Sangue di orco. Ecco, un'altra cosa terribile è che la vita dannazione termina. Quindi, ecco, vedete, poi mi dimentico magari di spingere qui. Cioè, quei globi di cura terminano. Allora, un'altra cosa, qui si possono distruggere le casse, ma io non ho mai trovato niente, quindi non capisco a che pro si possano distruggere. Non ci sono neanche robe esplosive, per quello che ho potuto vedere, per cui non lo so. Ragazzi, attaccate. Ovviamente quando i nemici sono da soli sono veramente easy. Quando sono in gruppo, quanti ce ne abbiamo? Di frammenti 145, poco. Dobbiamo andare a raccogliere un po' di roba. E qui in ogni anfratto si potrebbe nascondere un cristallone. Vediamo se possiamo già comprare qualcosa, sicuramente. Forse 150, vediamo. No, 70, cecchino. Aumentiamo l'attacco base, quello che abbiamo preso prima. Questo, i ratti esplodono, fanno più danno. Ok, questo lo prendiamo. Fate attenzione, perché quando esce l'incubo maggiore non avrete tempo di tornare indietro. Venite teletrasportati subito dal nemico. Quindi se dovete comprare cose, fatelo prima. Tanto c'è il timer là in basso a destra, per cui... Guarda, guarda che boom. Pazzi esplosivi. Poi abituato a scattare con maiuscolo, continua a spingere maiuscolo per scattare, invece abilito l'abilità correlata al maiuscolo, invece con spazio che si scatta qui.
Devo ritrovare. Attenzione. Quell'abilità che moltiplicava i rattini. Allora, lì c'è un boss. È vero che vi dà un sacco di roba. Potenzia magari il personaggio, eccetera. Il fatto è che sono veramente, veramente tosti quei boss. E poi se perdiamo le piume, non possiamo recuperarle. In questo livello, nel livello successivo, c'è un aggeggio che permette, in cambio di oro, di recuperare un po' di vita. Un po' di piume. Allora, magari... Ok. Bello, bello, bello questo. Attaccate. Allora, vabbè, ve lo faccio vedere il mini boss, che poi tanto mini non è. Visto che tanto stiamo facendo un video, così fate anche un'idea dei boss intermedi. Non ci sono sempre, ovviamente la mappa viene creata ogni volta in modo casuale, per cui cambierà sempre. Stunniamolo, grazie. Qui prendiamo un po' di frammentini. Andiamo adesso al boss, va? Ah, no, non è un boss, attenzione. Cioè, sì, c'è anche il boss qua dentro. È un sotterraneo. Ricordate in tempo di fare l'abilità. Di usare l'abilità. Allora, siamo anche saliti di livello. I ratti fuoriescono in gruppi di 3 invece che di 2. Il numero massimo di ratti controllabili aumenta di 6. Yes, please. Qui si usa la chiave che abbiamo trovato prima. E questo è praticamente un livello dentro il livello. Allora. Fa molto il buono, il brutto e il cattivo la melodia che suona. Iniziamo dall'inizio, amico mio. Sto pazzi? Attaccare. Ah, maledizione. Questi speriamo che droppino vita. Facciamo questo. Ok. Fortissimo. Stiamo perdendo la vita, che è una cosa veramente stupenda. Ok, lì c'è la vita. E che questi c'hanno l'armatura, capito? Maledetti. Oh, topi. Ecco, sta cosa che... Capisco che non attacchino sempre in automatico per una graggente, ma a volte nelle fasi più concitate ti dimentichi proprio di utilizzare la benedità dei tuoi topini. Allora, qui c'è un problema. Non so se sia voluto sia un problema. Praticamente, io avevo quasi ucciso il mostro, l'ho attirato qui. Quello è ritornato lì e ha recuperato tutta la vita. Quindi non so se non sia tarato per combattere fuori. O... Boh. O sia qualcosa di... Ah, fatto sta che appunto l'avevo quasi ucciso. E son crepato perché questa ha ripreso tutta la vita. Quindi... Allora, qui non è per niente bello combattere perché... Tutto stretto stretto, questi vi tirano... La roba, ecco, tra l'altro... Tra l'altro anche le pietrine fanno malissimo. Io sarei veramente tentato di tornare lì, ma... Guarda qua, mamma mia. Poi questi non droppano un po' di vita, ma neanche... Au. Il tiro che fa lui della pietra non viene evidenziato per niente, quindi topi attaccate. Quindi veramente vaffanbene, lo sapevo. Qui possiamo decidere dove sfugare. Purtroppo non abbiamo neanche sbloccato. Dove sta? No, ha recuperato. Allora è buggato. Ha recuperato la vita anche qui così.
E allora, cari miei, è buggato proprio. Ha ripreso tutta la vita. Affan bene. Staccato. Oddio, potrebbe essere una seconda fase, ma non l'abbiamo stordito. Cioè, uccidere probabilmente lo uccideremo, ma ah, che palle ste pietrine. Non è ristordito, maledetto. Tra l'altro pensavo che salendo di livello e sbloccando la sua abilità l'avessi... Ah, forse no, forse... Eh sì, no, ero salito di livello con lui. L'avevo sbloccata l'abilità. Quindi boh, in realtà la dobbiamo sempre sbloccare. Vabbè, abbiamo perso due piume. Lo scatto rende vulnerabili tutti i nemici colpiti per 3 secondi. Bleh, subire danno conferisce un 10% del loro valore in frammenti di sogno. Ma l'attacco di potere speciale ottengono una carica. Andiamo a questa, non l'ho mai fatto. Secondo me non è valsa proprio tantissimo la pena, però vabbè. Allora, andiamo a esplorare. Cerchiamo un po' di frammenti in più, perché volevo comprare un po' di roba e mancano solo 2 minuti. Guardate quanti topi! Mille topini! Dobbiamo migliorare sto attacco. È bellissimo quando... Si hanno 1,5 milioni di topi. C'è quel libro. Quello è difficile. Un'altra. Un altro combattimento contro 1000 nemici. Ma appunto vi dà poi dei potenziamenti. Abbiamo perso tutti i topi. Grazie. Soldini per me. Attenzione. Occhio. Ma che pille. L'ho pure visto. Vai, proviamo, manca 1:13, non so se ce la faremo. Noi ci proviamo. Occhio. Qui ci abbiamo pure il tempo. Vida, grazie. Si è ricaricato niente. Mi devo ricordare di attivare i topini. E di non morire. Mancano 9 secondi, dai. Ce l'abbiamo fatta? Yes, ottimo. Il libro rosso di solito è più difficile. Più abilità, più danno, più frammenti. Danno. Danno assolutamente. Vedete, diventa tutto rosso perché manca pochissimo. Dobbiamo teletrasportarci là. Abbiamo 13 secondi. Corri, corri, corri. Qui il tempo non si ferma per niente e per nessuno. Corri. Ok, allora potenziamo i topi. E non possiamo... Questo qui che fa? Una stella in più del fato? Non ci serve. Vabbè. 5, 4, 3...
E qui c'è il mostro tentacolare. Non è super difficile, però bisogna stare un attimo attenti. Bisogna ammazzare prima sti tentacoli, schivare sto coso. Ok. Stare soprattutto attenti a queste cacchio di frecce. Non come ho fatto io. Ecco. Siamo crepati subito. Sapete che l'ho sconfitto, questo. Anche se dovessi morire male qui. Panache. Non so che roba sia panache. Vaffan bene, via da lì. Possiamo sparare a lui, ma in realtà è molto più debole quando uccidiamo i tentacoli. Affan bene. Forte, eh? Ok, adesso. E adesso dobbiamo rifare lo stesso. Purtroppo era finito lo scatto. Bisogna aspettare. Ok, l'ho fatta. Due. Qui devi stare attento a 800 cose. Vai, attaccate, attaccate, attaccate. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Via, 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 via. Lo so che... Il fatto che poi dopo non si ricaricano ste piume, cioè quello che perdete l'avete perso e inizierete il secondo livello con niente. Bene, dai, ultima piuma. Occhio, 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 occhio. Olle. Vai. Ci ha presi. Via, via. Olle. Ok, ci abbiamo... Abbiamo schivato tutto. Prendi, prendi, prendi la vita. No, stupidata. Stupidera. Ok, ok, vai. Dai, che bisogna ucciderlo. No, non ce l'abbiamo fatta. Proviamo, non ce la faremo mai. Vabbè. Avete visto il mostro. Adesso vediamo un attimo un altro personaggio. Maledizione. Bisogna stare super attenti. E qui perlomeno sale di livello. Olè. Mannaggia miseria. Vabbè, vediamo un altro personaggio. Vediamo Geppetto. Anzi no, vediamo lei. Che lei pure è molto particolare, la regina delle nevi. Che non hai gli automi personaggi come il pifferaio magico. Vediamo una decina di minuti, così vedete anche un personaggio differente. Lei è molto bella perché fa questo scivolo di ghiaccio.
che congela tutti e poi si può attivare e farli esplodere. Quindi abbiamo questo attacco base, molto bello, questo che dopo può lanciare anche una palla di neve, questo qui è anche molto potente se ti ricordi di utilizzarlo, e questo appunto che fa Let It Go. Clone di ghiaccio, questo non è che funzioni semprissimo, dice la difesa crea un clone di ghiaccio con 40% della salute massima dell'eroe per attirare l'attenzione dei nemici, ma non è che attiri sempre, quando il clone viene distrutto o dopo 10 secondi causa 60 danni ad area e applica congelamento ai nemici colpiti che possiamo far esplodere con Q. Il ghiaccio generato dalle tue abilità rimane sul terreno per 2 secondi, gli effetti del congelamento rallentano i nemici un ulteriore 20%. Facciamo questo che è raro. Ecco, lei non ha nessuno a combattere con lei. Io la cosa che voglio rifare assolutamente è cambiare il mapping dei tasti per mettere quello che è E sul laterale del mouse, perché sennò E non lo uso mai. Elsa? No, vediamo questo. Ah, sì, noi adesso facciamo così, quello c'ha l'iconcina e congelamento, faccio Q, boom, un botto di danno. Let it go, let it go, saltano in aria tutti, via. Qui si possono creare delle combo con le bestioline esplosive, è una meraviglia, eh? E c'è il fuoco amico. Allora, vediamo qua intorno che c'è, perché magari ci sono altri cristallini. Ehi, viene, prendi questo. E ora esplodi. Azzardare, eh? E non ha fatto. Via. Pezzi di maiale ovunque. Che manco quando fai la coppa. A proposito di coppa, devo fare la coppa in insalata che sta di là. Apprende. Attenzione, che voleva fare quella. Ha fatto boom, congelato. Anche lei è molto potente come personaggio, non mi dispiace. L'unica cosa che vi ho detto è che il clone non sembra funzionare semprissimo. No, vabbè. Questo è fichissimo perché potenziato appunto crea questa pallona di neve che travolge tutto. Questa non ho idea di che fiaba faccia parte. Gli altri sì, tutti, ma la regina dei ghiacci che è? Questo gioco ricorda un po' quella serie che hanno fatto che i personaggi sembravano persone normali, ma in realtà erano tutti personaggi delle fiabe. Once Upon a Time? Mi sa di sì. Carina quella serie, l'avevo iniziata a vedere, ma poi non è che proprio mi avesse fatto impazzire. Mi piace tantissimo lei, la protagonista, che era quella di House. L'attrice pure è sparita, che famo? Quell'occhio, l'occhio della vecchia. Se non tieni premuto. Oh, siamo saliti di livello, bene. Raffica di frammenti 2 volte. Palladine, faccio del palladine perché è più divertente. Guardate. Boom. E dopo diventa anche più grande. Palaniere, boom. Mortacci. No, questo non è morto. Ok, guardate qui, esperienze, kaboom, rivela la mappa. Guarda dove sono i forzieri, c'è un botto di forzieri, andiamo di là.
silence abounds. It is the calm before the tempest. E poi fortunatamente è stato tradotto tutto in italiano, perché ci sono, quando completiamo i livelli, dei pezzi di trama. E i testi sono abbastanza lunghini, quindi ottimo. No, non abbiamo preso. Adesso sì. Restate. Attenzione. Inizia a azzardare. Qui quelli veramente, veramente cattivi sono gli alberi e i ragni, perché vi bloccano. Ed è veramente difficile combatterli quando sono tipo 2-3 insieme. Veramente, veramente molto male. Ad attenzione. Nel secondo livello, che è praticamente le notti d'Oriente, ho sbagliato. Ci sono invece i djinn, ovvero i geni, i demoni. E a proposito di demoni, Satana, in arabo si dice al-Shayatan, o una roba del genere, sono quasi sicuro che fosse al-Shayatan, vuol dire colui che bisbiglia. E infatti pensate che uno fa sh-sh-sh, no? Quando parli sottovoce. Ed è figo perché rappresenta appunto l'entità che ti bisbiglia per corromperti. Let my enemies come. Ok. Dove sta il forziere? Lassù. Stand ready. No, ma fa bene. Ok, vedi quello. Ah, ok, no, stavolta loro sono stati attirati. Bella combo, fantastico. Dove si non droppino cose. Ui. Silver Surfer facciamo. Tiè, guarda qua. Bom. Ehi, siamo risaliti di livello, ammazza. Tratto lancia 3 attacchi in una zona d'effetto a cono. Quando si trattiene l'attacco di potere è possibile immagazzinare fino a 3 livelli di carico. Facciamo questo. Attenzione, cerchiamo di non finire proprio nel mezzo dell'esplosione. Come ti permetti? Attenzione. C'era una vita qui? Già sparita? Sì, è già sparita. Lo sapevo, stavo per dire attenzione, perché quello con la lancia raggiunge veramente distanze impressionanti. E poi sono fatto comunque colpire come un banano. L'attacco di potere infligge più 20 di danno. Due armate, facciamo questo. This is needed. Andiamo di qua. Non abbiamo trovato i corvi teletrasporto qui, eh? Vedendo sta cosa. Strano, questa mappa senza corvi. Ah, no. Lo ha cambiato? Eh sì, perché ho fatto Q. Non mi dà una cosa. Ah, eccoli i corvi. Adesso stanno. Prendiamo i corvi. Mi sa che ha cambiato del tutto l'attacco, eh? Sì, vedi? Vediamo un po', Queen of Winter. Che c'è qui? Riduce il recupero dell'attacco speciale di 25%. Non è affatto male. Potenzia due diversi talenti casuali. Potenzia un talento di qualità bla bla. Ottiene Force per 300 secondi.
Scudo, no, facciamo questo base. Facciamo questo, questo. Adesso sta palla dovrebbe fare un casino di danno. Vediamo. Guarda quanto è grossa! Boom! Vai. Vieni qui, vieni qua. Ciao. La fammi vedere. Ah no, esplodono e in più fa sta roba. Spara. Questo, questa è una combo che per esempio non avevo visto ancora con lei. Magari poi utilizzassi quello giusto. Ci piace molto anche lei. Forse è il mio personaggio preferito numero 2. Non fatta prendere danno. Io dovrei essere immune quando... Ok, io direi terminiamo vedendo questo libro. E olè, vai. C'è uno grosso. No, questo... questo fa sta cosa carinissima che ci trascina. No, fan bene. No, l'ha tirato dalla parte sbagliata. Banana. Ah, vabbè, non ce l'abbiamo fatta per un secondo. Ok, allora direi che possiamo terminare qui questo bellissimo gioco. È Ravenswatch. Vi consiglio assolutamente quantomeno di provarlo. Magari sfruttare, non so se faranno una demo per lo Steam Next Fest, ma se doveste amare gli action roguelike, questo è proprio un titolo che non vi potete far scappare, perché è a mio avviso, ovviamente per quello che ho potuto vedere, è veramente bellissimo. C'è veramente una quantità di roba da provare incredibile, personaggi totalmente differenti, cioè non c'è neanche un po' di somiglianza. E che ne so, è vero che quello, che ne so, il pifferaio usa i topi e Geppetto i pupazzi, gli automi, ma poi funzionano in maniera totalmente differente. Quindi, secondo me, hanno fatto un lavoro veramente straordinario nel rendere il gioco il più vario possibile. E, appunto, se steste cercando un'avventura, un action roguelike vario, intrigante, che ponga anche un certo livello di sfida, con tante combo da provare, tanti personaggi diversi da provare, questo è veramente il titolo che fa per voi. Comunque, fatemi sapere le vostre impressioni qua sotto nei commenti e ricordate che, come sempre, potete mettere mi piace al video e iscrivervi al canale. Io sono il fiabesco Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!